Scegli la musica e l'informazione responsabile. Scegli le radio responsabili. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Scarica l'app Radio Player e scegli RCS 75 Radio Castelluccio. Buongiorno, buon sabato amici di Radio Castelluccio, buongiorno e buon sabato amici di Salerno Sport 24. Oggi sono in compagnia dell'amico e collega Luigi Rodato. Ciao Luigi, buongiorno e benvenuto. Ciao Francesco, buongiorno a te e a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo da casa o tramite il loro cellulare, visto che la fase 2 lo permette, anche dall'esterno. È giusto così, oggi non abbiamo Lino, quindi non avremo problemi di audio, siamo anche un po' più larghi, scherzi a parte, siamo in attesa di entrare appieno in diretta con l'ospite del giorno, ovvero Vittorio Tosto, ex difensore della Salernitana, ma con Luigi voglio trattare un argomento che localmente qui a Salerno, insomma, sta facendo parlare tante persone, perché dopo un connubio durato un bel po' di tempo, insomma, cambia un po' lo scenario medico della Salernitana. E salutano da Alessandro Italo Leo e magari Gigi tu ci darai più aggiornamenti. Sì, allora è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Io ho avuto modo di parlare col dottor Leo nella giornata di martedì, quindi pochi giorni fa. Abbiamo parlato di Virtus Arechi, quindi non abbiamo trattato l'argomento Salernitana, però non sapeva niente, quindi non si aspettava un qualcosa di così imminente. Ho avuto modo di contattarlo per chiedere se la nostra intervista abbia potuto dar fastidio, perché comunque abbiamo citato la Salernitana solamente come cronaca, quindi l'abbiamo accostato alla Salernitana come medico sociale. Non abbiamo parlato della squadra, però poi è arrivato il comunicato nel pomeriggio di ieri che ha informato la tifoseria del suo allontanamento e la sostituzione col dottor D'Arrigo. Ripeto, lui non che non ne fosse proprio al corrente, però non si aspettava una decisione così repentina. È stato un fulmine a ciel sereno, infatti anche leggendo i quotidiani locali questa mattina, insomma, tanti tifosi, ma anche tanti addetti ai lavori, non si aspettavano questa divisione, perché insieme a Leo saluta anche D'Alessandro e il nuovo staff medico prende il nome di Epifano D'Arrigo, giusto Luigi? Esattamente, sì, che è stato medico del Sorrento, quindi ha esperienza per quanto riguarda il calcio giocato, e appunto non sappiamo ancora quando verrà presentato, però sarà lui il nuovo medico sociale col suo staff della Salernitana. Quindi D'Arrigo viene fondamentalmente da una situazione di calcio dilettantistico, no? Tu hai raccolto anche in questi giorni lo sfogo dell'assessore Fabbricatore che sì, sottolineava come il calcio dilettantistico è completamente dimenticato. Ho avuto modo di parlare con Roberto Fabbricatore, assessore allo sport del comune di Roccapiemonte, nonché ex portiere appunto sui campi di periferia della promozione eccellenza, ha giocato tanti anni qui a Roccapiemonte, alla Rocchese. Però lui cosa si è sfogato con noi per quanto riguarda il trattamento di queste piccole società, di queste piccole realtà del calcio dilettantistico, abbandonate a loro stesse perché non ci sono finanziamenti, non ci sono aiuti concreti, ci sono tante chiacchiere a detta sua e tante chiacchiere che al momento ancora non hanno portato fatti. Tra l'altro posso già accennarti, anticiparti che stamattina ho avuto un paio di richieste che seguono appunto la falsa riga di Roberto, quindi alcuni giocatori che giocano, militano in Serie D, non ti faccio ancora i loro nomi, li scopriremo in settimana, però molti di loro, esattamente, molti di loro confermano quanto detto da Roberto. Lo stesso Roberto mi ha citato per esempio Cristiano Ronaldo. Ecco, i giocatori della Juventus hanno rinunciato a più mesi di stipendio. Però è facile rinunciare a mesi di stipendio quando arrivi a percepire milioni di euro all'anno e non quando
arrivi a un piccolo rimborso spesa che ti permette di, non di vivacchiare, però di portare avanti la famiglia in maniera adeguata. Ecco, quando questo rimborso spesa, quando questo aiuto da parte delle società manca, e manca per mancanza di fondi, di finanziamenti, di sponsorizzazioni, il giocatore si troverà con le spalle al muro e senza molta tranquillità. Rimanendo sempre in tema dilettantistico, le ultime news parlano di una Serie D con un congelamento della classifica cristallizzata, come sottolineano tante testate. Vengono promosse le prime nove, ma c'è anche chi chiede i ripescaggi. Le nove promosse, insomma, sono la Lucchese, la Prosesto, il Campo d'Arsego, il Mantova, il Grosseto, il Matelica, la Turris, il Bitonto e il Palermo. Ovviamente sono tutti soddisfatti, ma la FIGC deciderà anche sugli eventuali ripescaggi, perché, come sappiamo, insomma, ci stiamo immettendo in quella fase estiva di consigli federali, ripescaggi, insomma. Si viaggia sulla falsariga delle estati precedenti. Luigi, tornando Esattamente. invece alla situazione rocambolesca che sta vivendo la Sanitana con questo rinnovamento dello staff medico, sottolineando anche l'emergenza sanitaria che appunto ha bloccato un po' tutto lo sport, nella tua intervista al dottor Italo Leo, egli stesso, insomma, lui stesso ha sottolineato che lo stop è necessario. E ci vuole cautela per tornare a giocare, mentre invece stiamo vedendo che paradossalmente la Bundesliga è iniziata la settimana scorsa e quest'oggi tornerà di nuovo in campo con 4 partite. Sì, esattamente. Allora, innanzitutto il pensiero del dottor Leo è stato replicato, è stato confermato anche da molti sportivi che ho avuto modo di ascoltare, sia per quanto riguarda basket, pallanuoto, pallavolo. Quindi il lockdown esteso al mondo del calcio è stato fondamentale, a detta loro, per evitare il propagarsi del virus. E sempre per quanto riguarda il ritorno alla normalità, se di questo vogliamo parlare, non credono sia molto imminente. Secondo loro si ritornerà a giocare nel prossimo autunno, ovviamente a porte chiuse, però ammesso e non concesso che la situazione dal punto di vista sanitario lo permetta. Quindi si naviga a vista, si potrebbe dire così, si naviga a vista e per quanto riguarda il ritorno, si spera e si confida in una diminuzione dei contagi e quindi in una tranquillità anche da parte degli sportivi a potersi approcciare alla maniera agonistica in maniera adeguata. In Germania, come hai detto tu, sono tornati a giocare. Questo fine settimana ci sarà il secondo turno post pandemia da Covid-19. Bisogna capire come reagiranno loro anche. Qualora il mondo dello sport non registrerà altissimi contagi, potrebbe essere una buona notizia per far sì che anche gli altri paesi si approccino in maniera, diciamo, più rapida al ritorno in campo. Dobbiamo vedere, sperare ed incrociare le dita che tutto tornerà alla normalità. Secondo te, noi in Italia abbiamo la stessa attenzione e la stessa avanguardia che la Bundes ha messo, passami il termine, in campo nelle scorse settimane? Ovvero un protocollo di 50 pagine, massimo 300 persone in toto nell'impianto sportivo, quindi dagli steward, dai giocatori, arbitri, eccetera, eccetera, pallone cambiato ogni quarto d'ora, distanziamento in panchina, insomma. Un super protocollo medico da attuare H24 praticamente. In Italia purtroppo non ne sono molto sicuro, basti pensare che dopo la splendida notizia della liberazione di Silvia Romano, sotto casa sua c'era una calca di fotografi, giornalisti e reporter. Stiamo parlando di addetti ai lavori, non di sportivi, non di giocatori, di tifosi e quant'altro. Quindi se chi diffonde le notizie e dovrebbe dare l'esempio si comporta in determinate maniere, ho dei seri dubbi a riguardo. Mi auguro però che quando si tornerà tutti quanti facciano il loro, anche noi addetti ai lavori, per consentire il prosieguo di tutto e per lasciarci tutto alle spalle.
Come pensi possa ripartire questa Serie B? No? Ci sono tante persone che dicono non si può tornare a giocare, promuovete insomma le prime due, ovviamente poi ci sarà chi chiede il diritto di giocare perché manca un punto, manca la differenza reti, si è addirittura palesata l'ipotesi di una Serie B a 40 squadre, una Sì, si è palesata situazione paradossale. esattamente, ipotesi di due gironi di Serie B, però credo sia neanche fantacalcio, fantascienza. Per quanto riguarda il ritorno al calcio giocato, io credo che la Serie B, possa avere meno problemi nel terminare il campionato con i playoff, cosa che in Serie A si sta discutendo moltissimo perché in Serie B sono appunto previsti. Ciò nonostante, credo che il Benevento, per quanto mostrato in campo, per quanto mostrato in classifica, meriterebbe la promozione diretta. Ci sono anche molte società che non vogliono tornare a giocare, che vogliono congelare il tutto, bloccare promozioni e retrocessioni. Chi vuole bloccare solo le retrocessioni, e parliamo delle ultime in classifica o di quelle in zona playout, che stanno appunto dicendo: ok, mandiamo le prime due in A, però lasciamo la B così e facciamo salire quelle della C. Quindi diciamo che ognuno si guarda il suo. Secondo il mio modesto parere, il campionato potrebbe portare il Benevento in A e far disputare alle restanti 8 i playoff e farne salire 2. Quindi una sorta di playoff allargato, perché promuovere la seconda in classifica, che può essere stato il Frosinone fino a settimana scorsa, cioè fino all'ultima giornata, oppure qualora si giocasse una partita potrebbe diventarlo la Salernitana. Per assurdo, perché comunque la classifica è molto stretta. Io direi che si potrebbero giocare i playoff dalla seconda alla nona, promuoverne altre due e mandare il Benevento in A. Per quanto riguarda la retrocessione, invece, le ultime tre. Esatto, quello ti volevo chiedere. Sì, ci stavo arrivando. Le ultime tre dovrebbero retrocedere e i playout regolarmente come sarebbero dovuti essere. Quindi poi inevitabilmente dalla Serie C le prime tre senza considerare la pool dei playoff e quant'altro. Sì, perché si è fatta molta confusione in Serie C per quanto riguarda la promozione di una quarta per il merito sportivo, per i punti realizzati in questo campionato. Secondo me, affidarsi ai numeri è relativo, perché molte squadre hanno, semmai, innanzitutto ci sono tre gironi diversi e quindi tanti avversari differenti. Però per quanto riguarda soprattutto i punti effettuati, uno deve andare a vedere contro chi sono stati realizzati questi punti, contro chi sono stati fatti i punti. Perché se una squadra ha giocato con le ultime 10 e si ritrova in seconda posizione, uno che semmai si ritrova in terza, però dice no, io ho giocato con le più dure della classifica, avrei potuto avere qualche punto in più se il calendario fosse stato dalla mia. Però, ti ripeto, è tutto molto, molto, si naviga molto a vista, è molto difficile decifrare cosa accadrà. Noi saremo bene o male sul pezzo per comunicare ai lettori cosa sta succedendo. A proposito di comunicazione, noi ci siamo visti l'ultima partita in tribuna stampa contro il Trapani, se non sbaglio, e poi Era il ovviamente Venezia. il Siamo Venezia. stati col Ah, Venezia, ok, il sì. Venezia, sì. E poi ovviamente non ci siamo più visti, ne abbiamo potuto più colloquiare per quanto riguarda il Granata, ma secondo te Ventura merita il rinnovo anche al netto di soltanto 9 mesi di Serie B? Allora, secondo me Ventura merita il rinnovo per due motivi. Il primo perché comunque la squadra ha dimostrato che dopo una fase calante come c'è stata negli altri anni si è saputa rialzare, e quindi qui la mano del tecnico si è visto. Non è scesa verso la zona play-out retrocessione, anzi si sta confermando in zona play-off e con buone partite. La sconfitta di Frosinone è avvenuta per una disattenzione leggerissima in difesa. A Benevento c'è stato un punto che risulta più guadagnato per i padroni di casa che per la Salernitana, quindi la squadra ha giocato bene. Poi, il secondo motivo per il quale meriterebbe la riconferma è perché comunque la società, se vuole dare ai tifosi barlume di speranza, o ideali di una voglia di salire, di fare bene, un tecnico come Gian Piero Ventura può solamente accompagnare, si può dire. Quindi la riconferma di Ventura, magari anche in Serie B perché ci sono state altre decisioni, potrebbe essere solamente un altro trampolino per fare bene, avvicinare i tifosi e cercare di ottenere importanti risultati.
Gigi, ti chiedo, a proposito, visto che stiamo parlando di Ventura, ci sono state persone, anche ex calciatori, che lo hanno, tra virgolette, attaccato dal punto di vista umano, questo suo, ecco, non essere molto a contatto diretto con i giocatori, insomma, con chi gli orbita intorno. L'ultimo è stato Firenze, che intervistato dal sito dilettantistico.tv, ha detto che fondamentalmente a Salerno stava bene, ma è andato via per colpa di Ventura. Sì, è stato l'ultimo, ma non il primo, si potrebbe dire così. Da quello che, ecco, non conoscendo il mister di persona, avendo avuto modo di incontrarlo, di fargli qualche domanda in sala stampa, di sentirlo anche alla TV quando ha allenato in Serie A, quando ha allenato la nazionale, è una persona molto sicura di sé, quindi molto calma, molto pacata. Perlomeno nelle dichiarazioni, e credo che fargli cambiare idea sia difficile, quindi ti do una possibilità, forse una seconda, se non mi convinci, la porta è quella. Lancia molti giovani, quindi sembra qualcuno anche più affermato, con qualche annetto in più, in caso di sostituzione, di venire accantonato da parte di un giovanotto. Potrebbe avere qualcosa da ridire, però Ventura non lo sta facendo solo a Salerno, l'ha fatto durante tutta la sua carriera, quindi sappiamo bene o male come funziona, diciamo così. Per quanto riguarda invece la situazione prestiti, ovviamente parliamo via Lazio, Sì. tu chi Beh, ti confermeresti per il prossimo campionato? diciamo che via Lazio c'è una bella fetta di Salernitana. Innanzitutto bisogna capire dove la Salernitana giocherà il prossimo anno e gli obiettivi della Lazio. Se la Lazio ha obiettivi a puntare nuovamente l'obiettivo di lottare per lo scudetto, per un posto alla Champions League, credo che giocatori come Cicerelli, giocatori come Lombardi gireranno ancora in prestito, magari a Salerno, magari non si sa. Quindi bisognerà capire soprattutto l'interesse della Lazio e dell'allenatore Simone Inzaghi. Poi i tanti giocatori che sono a Salerno, confermerete, l'ho detto, Cicerelli, Lombardi, c'è anche Chihin che a luci alterne può fare la differenza. Ci sono anche situazioni da tenere sott'occhio per quanto riguarda giocatori in uscita. Akpa è stato più volte accostato alla Lazio, però non ci sono state conferme, ma neanche smentite. Come mi dai del resto? Mikai anche come dodicesimo. Questa doppia linea, sappiamo, è sempre molto calda, molto cocente, ma anche molto sottile. Quindi bisogna fare attenzione. E ti ripeto, se la Lazio ha intenzioni a continuare con un'altra stagione d'altissimo rilievo, probabilmente in Champions League e tra i primi due del campionato, credo che i giocatori che sono a Salerno, non torneranno a Roma, ma continueranno a girare e magari potrebbero restare a Salerno. Abbiamo un ospite, ma ahimè, e ahi noi, non è Vittorio Tosto perché sta avendo dei problemi di collegamento, ma è il nostro direttore, il direttore di Sanasport 24, Lino Grimaldi Avino. Lino, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, di cosa si parlava di bello? Allora, si parlava di Ahimè, io Leo. credo che Vittorio Tosto abbia qualche problema perché ho provato a contattarlo ma non risponde. L'appuntamento era confermato, quindi presumo che abbia avuto qualche proprio problema Qualche tecnico. problema lì. Stavamo Sì, in parlando, linea. Lino, del ribaltone per quanto riguarda lo staff medico della Salernitana con diciamo così, distacco, perché non sappiamo ancora le motivazioni, questo distacco da parte di D'Alessandro Vitalo Leo e questo, tra virgolette, innesto del dottor Epifanio D'Arrigo. Sì, noi abbiamo avuto, penso che Luigi lo abbia già accennato in precedenza, Sì, ne ho abbiamo avuto parlato. modo di sentirlo proprio negli ultimi giorni, ma chiaramente in virtù del basket. E, ho letto qualcosa stamattina nel quale si parlava di una motivazione da indirizzarsi a qualche mensilità
in sospeso. Non, queste sono cose che noi non possiamo sapere, giustamente. Ha parlato proprio da Alessandro di questa situazione. E credo che questa cosa però fosse nell'aria già da un bel po' di tempo. Noi lo abbiamo, proprio Luigi lo ha contattato e non è emerso nulla che comunque non avremmo mai pubblicato, ma credo che di questo divorzio se ne parlasse anche negli anni precedenti e non era mai avvenuto. Vi voglio lanciare una provocazione, la chiedo prima a Lino e poi di rimbalzo a Luigi, perché il nostro Lino è appena entrato, lo voglio far parlare al netto dei problemi di audio. La provocazione che vi faccio e vi chiedo è due punti: questo allontanamento può anche intendersi al netto, o meglio, facendo reso conto di tutti gli infortuni strani, tra virgolette, che sono capitati in questi anni alla Salernitana. Faccio gli ultimi della rosa attuale, il lungo De Gentertò, lo stesso Mantovani, Billonga a mezzo servizio, il secondo portiere Vannucchi, adesso non mi sovvengono più, Cerci, ovviamente, sono molte stranezze. Giannette Iallo, insomma, non in grado di svolgere 90 minuti, insomma, è stato anche questo un resoconto finale, secondo voi? Chi parla per primo? Te, tu, per anzianità, per anzianità. Io. Per anzianità, grazie, sei molto gentile. Se è stata fatta una valutazione di questo genere, ahimè, sono stati un po' ritardatari, nel senso che questa proprietà è qui presente dal 2011. Italo Leo, 8 luglio 2011. Scusatemi, non mi ricordo, uguale. Quindi ci hanno messo un bel po' di tempo per deciderlo? Non credo, onestamente. Che ci fosse qualche problema da questo punto di vista, molti se lo sono spesso domandato. Però noi non siamo medici, eppure se lo fossimo non avremmo le cartelle cliniche di questi dei tesserati. E quindi non, è una risposta che non possiamo dare nella sua interezza. È chiaro che quando vedi un infortunio dopo l'altro e ti fai delle domande, come mai Mantovani viene operato 5 mesi dopo l'infortunio, ti dici che sta succedendo. Quando la rosa della Salernitana arriva, quando molti giocatori nella rosa della Salernitana arrivano in squadra già con delle proprie problematiche e gli vengono fatti dei test clinici, immagino. Qual è la risposta? Yalov ha giocato, se il recupero dura così tanto, esatto, se un recupero dura così tanto da dover posticipare un esordio di tanti mesi e quindi non essere funzionale a quello che serve alla squadra, allora un problema ci sta, sempre considerando il fatto che noi non siamo medici e non possiamo parlare da questo punto di vista. Ma quindi le colpe, le responsabilità più che altro, di chi sono? Sono di chi sceglie il medico, del medico di che interessi fa verso la società, o la società sta operando nel proprio interesse e quindi a monte le scelte sono sbagliate? Non di Leo, intendiamoci, non di Leo, ma di tutto il quadro d'insieme. Questo è quello, Gigi, che penso. Sì, no, io confermo ciò che ha detto Lino. Innanzitutto non siamo medici, quindi non possiamo sapere cosa sia successo in infermeria in questi anni. Per quanto riguarda, mi voglio riallacciare all'infortunio di Mantovani era da gennaio che era atteso in campo, poi la comunicazione febbraio, poi marzo, non si è capito neanche la gravità del problema, paradossalmente. Poi pandemia. Poi la pandemia e quant'altro. Però innanzitutto, ripeto, confermo quanto detto da Lino, non potendo essere medici non possiamo conoscere la verità. Qualora ci fossero stati problemi anche economici, mensilità arretrate, questo è un altro conto,
non possiamo appunto sapere il vero motivo. Non essendo stati neanche curati dallo staff medico in prima persona, non possiamo conoscere il loro modo di operare, il loro modus operandi. Quindi le notizie sono sì strane, abbastanza particolari, bisognerebbero analizzarle per bene, però più di quello che sappiamo è difficile dire. Non abbiamo neanche il riscontro dei giocatori. Volevo chiedere una cosa, se non si era già intervenuto da questo punto di vista. Sicuramente il dottor D'Arrigo è informato su quelle che saranno sarà il protocollo che verrà attuato, come qualsiasi, oramai anche noi che siamo addetti ai lavori, altro sappiamo di che cosa si parlerà e come si farà. A me ha fatto ieri ascoltavo l'intervista a Mezzaroma, su un canale di nostri colleghi, e si parlava proprio del Oggi restando, anche della D'Arrigo in Salernitana, città, oltre che di oggi, altre squadre. perché sappiamo che la Salernitana sta Dimmi. effettuando i test sierologici, insomma, a tutto il gruppo, ma ci tengo a sottolineare che D'Arrigo non è uno sprovveduto, anzi, era il medico sociale del Guel Sorrento che era allenato da Ecco, Maurizio Sarri. esatto. Infatti, io proprio questo ti volevo dire. Tu lo conosci bene perché hai delle conoscenze proprio di chi giocava al Sorrento. Sì, un amico che non so ovviamente se posso citare per problemi di tesseramento e varie, giocava nel Sorrento e mi ha elogiato fondamentalmente il dottor D'Arrigo. Nel frattempo saluto l'amico e l'assessore Roberto Fabbricatore, che ci saluta, buongiorno a voi. Tornando invece al dottor D'Arrigo era il medico sociale del Sorrento guidato da Maurizio Sarri. Ironia della sorte, è molto amico di Vittorio Tosto, perché insomma lo seguiva parecchio, ed era presente anche al centenario. Insomma, D'Arrigo è una persona molto, ma molto competente, e lui ha salvato, tra virgolette, salvato, insomma, o meglio, ha capito subito l'intenzione e l'infortunio traumatologico di Paulinho quando era al Sorrento. Paulinho, l'attaccante brasiliano che poi ha fatto faville nel Livorno, e si prospettava addirittura una fine carriera per l'attaccante, ma grazie al dottor D'Arrigo e grazie al primario della clinica di Roma, insomma, si è risolta questa situazione per il meglio. Poi sappiamo, insomma, il cammino che ha fatto Poligno. Resta da capire, e vi chiedo a voi, insomma, come possa completarsi questo staff medico, o meglio, se resteranno gli altri dottori che in auge alla Salernitana, visto che hanno salutato da Alessandro Italoleo, o meglio, chi si porterà D'Arrigo, o se D'Arrigo avrà magari pieni poteri su tutto, quindi dalla prima squadra ai settori giovanili. Questi sono settori nei quali chi lavora vuole avere i suoi uomini. Quindi io propendo per una scelta dello stesso dottore che indicherà i nomi buoni insomma, per lo suo staff. Io credo invece che qualcuno del vecchio staff rimarrà, perché ecco, appunto, essendo stato insediato per tanti anni, una conoscenza per quanto riguarda giocatori, strutture e quant'altro possa comunque servire e dare una mano. Magari non verrà confermato tutto lo staff precedente, giusto un paio di membri, di medici, però. Come ha detto Lino, il dottor D'Arrigo porterà qualcuno con sé inevitabilmente, così come qualcuno resterà per, diciamo, mostrare la strada. Scusate, D'Arrigo, per dimmi. ignoranza, quante persone fanno parte di uno staff medico? Allora, per il calcio moderno ci sono tanti rami, o meglio, si va dal responsabile sanitario, come oggi è il dottor D'Arrigo, al medico sociale, al gruppo dei fisioterapisti, al capo dei fisioterapisti,
al capo preparatore recuperi infortunati, al preparatore recuperi infortunati, e poi c'è il classico medico sociale che è un'area un po' più generica, no? Come che abbraccia un po' tutto, quindi ci sono capi, ci sono persone operative, ovviamente però sta alla squadra dividere il tutto. Ovviamente non parlo del J-Medical della Juve, parliamo della Salernitana, quindi dovrebbe essere un po' più ristretto. Qualche notizia per quanto riguarda il dottor D'Arrigo mi arriva sempre dal mio amico ex giocatore del Calcio Sorrento, che mi sottolinea che D'Arrigo è stato addirittura in una specie di classifica per quanto riguarda i migliori medici dello sport a San Giorgio a Cremano, che lì c'è una scuola calcio molto fiorente, ovviamente non faccio i nomi per marketing e per pubblicità, ma che ha sviluppato alcuni talentini del nostro calcio campano, quindi continuano ad arrivare elogi per quanto riguarda il dottor D'Arrigo. Ci arriva anche un commento da parte di Roberto Fabbricatore, che ci dice: organizzare lo staff medico non è facile partendo da zero, soprattutto i fisioterapisti a mio avviso sono quelli che faranno la differenza. Quindi ritorniamo sempre al discorso che abbiamo fatto prima per quanto riguarda gli infortuni, i lungodegenti. Gigi, ti chiedo a questo punto come potrà organizzarsi al meglio D'Arrigo, anche in ottica, ne faccio due di nomi, Ertò, Mantovani e Cerci, che sono quelli che sono stati i lungodegenti e che spesso abbiamo fatto anche un borsino dell'infermeria della Salernitana. Beh, diciamo che sia per quanto riguarda lo staff medico ma anche per i preparatori atletici ci sarà una bella patata bollente, perché dopo questi 2 mesi praticamente di inattività, ritornare lunedì, ecco, adesso ci sono i tamponi, speriamo tutto vada bene, quindi ritornare lunedì ad allenarsi in maniera individuale ci sono tantissime incognite, ripeto, sia dal punto di vista atletico dopo 2 mesi di inattività, ma anche per questi lungodegenti Mantovani, Ertò e lo stesso Cerci, che in conferenza stampa dopo la partita col Venezia diceva: Ventura oggi ha giocato, la prossima non sappiamo se è in grado. Quindi ci sarà una bella patata bollente per loro, e credo che la pausa che ci sarà prima del ritorno in campo, qualora ci sia, permetterà ai medici di prendere conoscenza e coscienza soprattutto della situazione attuale dei giocatori, e quindi fornire dati ai preparatori atletici e ripartire verso il ritorno in campo, che ancora non sappiamo se e quando ci sarà. Intanto si stanno svolgendo i test sierologici al Medirosi, erano previsti alle ore 9, insomma sono arrivati tra i primi, mi dicono, Aia, Capezzi e Jarozinski, poi hanno fatto seguito anche Mantovani e Gondo, di seguito penso tutti gli altri. Anche lo staff si è sottoposto ai tamponi sierologici e via anche tutti gli altri, da Fabiani, insomma, ai massaggiatori, dirigenti, dipendenti e magazzinieri, insomma la Sedana ha preso in pieno il protocollo. Lino, non so se mi sta ascoltando, Ce lo siamo persi, eccolo. È saltato di nuovo, eccolo qui. Magari se non mi risponde Lino, Gigi, mi puoi rispondere tu. Voglio lanciare un'altra provocazione, perché sembra a questo punto che la Salernitana stia facendo un po' una mini rivoluzione, no? Hanno salutato anche i mister della prossimamente della Runavera, ma anche dei vari settori under. Si parla addirittura di... Speriamo che non salutano Ventura. No, Ventura viaggia mezzo social. Anche se lo ha mezzo confermato. Esatto, quello ti volevo dire. Tornando alla domanda, la società sta operando una mini rivoluzione, no? Però portando in campo giocatori, insomma, dal passato Granata. Si parla di Fusco sulla panchina, si parla di Pestrino sulla panchina, insomma questa rivoluzione per un'ambizione più grande della B. La
la domanda è arrivata un poco fastidiata. Se Luigi l'ha sentita meglio, Sì, preferisco che l'ho risponda ascoltato, lui. no? Diceva Francesco se questi Bene. nomi che sono transitati anche in campo a Salerno possano essere per un'ambizione maggiore e migliore della B. Io credo che innanzitutto avvicinare ex giocatori a panchine di settori giovanili può essere una lama a doppio taglio, perché ecco, l'ex giocatore per un ragazzino, semmai tifoso di quella squadra, può essere una spinta. Però se questo ex giocatore non ha conoscenze di base, e mi auguro che non sia il caso di quelli che verranno ad allenare la Salernitana, potrebbero ritrovarsi molto, molto spiazzati. Però secondo me avvicinare due ex giocatori come Fusco e Pestrini, e qualora ce ne saranno anche degli altri, credo possa solamente far bene sia ai ragazzi che possono soprattutto vedere in Fusco un esempio di salernitanità, passatemi il termine. E quindi avere anche uno stimolo in più per dare il 110% e semmai sognare l'esordio con la maglia della prima squadra, magari in Serie A, però è ancora presto e difficile da dirlo. Ci siamo ripersi, Se Nino. ci stai ascoltando, magari se hai capito la domanda, puoi anche già rispondere. Lì ogni tanto salta, fa tipo Tomb Raider, salta da una parte all'altra. Non so se hai Ti sta ascoltato la domanda o no. mimetizzando. Esattamente. Però ripasso la palla a te, Luigi, e ti chiedo una tua impressione su questa Salernitana. Chi ti ha impressionato positivamente e chi magari sufficiente, la sufficienza, però magari rimando da settembre. Allora, a me il giocatore che mi ha colpito di più, e non solo per quello che dà in campo, ma anche per quello che dà al di fuori, che dà sui social, è Mikai. Mikai si sta dimostrando dopo una stagione altalenante come la scorsa, si sta riprendendo tutto con gli interessi, autore di ottime partite, ottime parate, ha salvato più volte la squadra e in più sui social si sta testimoniando protagonista, si sta rendendo protagonista di siparietti veramente molto, molto ironici. Quindi per quello che sta facendo in campo, per quello che fa fuori, anche per l'amore ricambiato da parte dei tifosi, credo che sia stato uno dei migliori della squadra. Impossibile non citare Djuric, al quale facciamo anche gli auguri perché ieri ha compiuto 30 anni, che sta disputando un'ottima stagione dal punto di vista realizzativo, ma anche per il gioco che sta facendo. Infatti abbiamo notato Iellino allo stadio, quando non era presente in campo, la squadra faceva fatica a salire. L'esempio lampante è la partita col Frosinone, dove Gondo e Yallov sono stati trasparenti, diciamo così. E la presenza fisica di Djuric è importantissima per la squadra di Ventura. Quindi loro due sono quelli che mi hanno colpito maggiormente, ma ce ne sono tanti altri che hanno giocato. Un giocatore che mi ha deluso un poco. A dirti la verità, mi sarei aspettato qualcosa in più da Billong per come è arrivato, come è stato presentato, però si è subito infortunato e ha fatto vedere ben poco, quindi lui è uno di quelli rimandati. Mi sarei aspettato qualcosa di più da parte di Yallo, perché maglia numero 10, parti, fai bene, dopo un po' ti vai ad inimicare la curva, quindi. Le caratteristiche tecniche per riprendersi ce le ha, bisogna vedere se la testa gli permetterà appunto di reagire e tornare ad essere il giocatore che ha dato anche buone prestazioni. Lino. Billong era stato fermato da quell'infortunio che Strano anche quello. probabilmente ha compromesso parte del suo girone di andata, nella partita di Coppa Italia di Lecce. Bruttissima partita, e a seguito della quale si era anche infortunato. Probabilmente i due fattori avevano inciso pesantemente, anche perché nello scorso campionato, quando era a Foggia, in Foggia Salernitana, ai Granata, aveva fatto vedere i soci verdi, vedere, la Salernitana non passava. Per quanto riguarda Yallov, se non hai testa a Salerno, purtroppo non puoi giocare. E se non riesci a mantenere la pressione di uno stadio come la Rechi, allora non puoi
la Rechia ha un qualcosa di diverso rispetto ad altri stadi. Non è la Serie A, ma è una Serie A sul tifo. È un altro concetto di modo di stare in campo proprio. Devi riuscire a sopportare quello che avviene sugli spalti, perché tratta di un qualcosa che va al di là e lo abbiamo appreso da tutta la gente che noi abbiamo intervistato negli anni precedenti, gente che non era abituata ad essere sui social, non era gente abituata ad essere distratta da quello che avveniva fuori, era gente che stava in campo e viveva il campo, e l'unica cosa che cercava era un appagamento dal campo che poi si specchiava in quello che accadeva sui gradoni. Quindi purtroppo oggi le distrazioni sono altre, sono i social, sono la voglia di stare in vetrina. Oggi un giocatore, se vogliamo, ha difficoltà maggiori. Se vogliamo, oggi un calciatore ha altri tipi di difficoltà, perché è distratto da tutto quello che viene fuori, e riuscire a essere concentrato su quello che avviene sugli allenamenti giorno per giorno è un altro paio di maniche rispetto anche a 15 anni fa. Non so quanto voi possiate essere d'accordo. Questi social è una considerazione che mi è maturata proprio adesso. Questi social che vuoi o non vuoi, insomma, possono intaccare anche la situazione psicologica dei giocatori, magari soprattutto se un giocatore viene da un infortunio cronico, sentirsi dire che combini, che fai, eccetera, eccetera, può essere anche una mazzata, passatemi il termine. Leggo il commento di Roberto Fabbricatore, collegandoci alla situazione che diciamo prima di questa rivoluzione, insomma, no? Nella Salernitana, e dice: organizzare un settore giovanile con ex calciatori è un'ottima scelta e a mio avviso la società si stia preparando un salto di qualità. Comunque i cambiamenti danno sempre, a mio avviso, segnali positivi di crescita, poi il tempo dirà. Noi siamo quasi giunti al termine della nostra trasmissione di Destinazione Rete. Io leggevo prima il commento, scusatemi, la voce mi arriva in ritardo, scusatemi. Vai. Perdonatemi. ho capito in ritardo la domanda precedente di chi andrebbe meglio per il settore giovanile, e io voto Fusco. Potremmo anche fare un sondaggio da questo punto di vista, chissà che cosa ne usciamo, ma sicuramente Luca Fusco. Ovviamente sono a voci, quindi non sappiamo, tanto perché comunque ha rappresentato per di tutto è la Salernitanità in campo, ma non è neanche questo, anche se poi un calciatore che cresce nel settore giovanile della Salernitana lo riconosce in quanto proprio salernitano, e magari ci può essere questo trasporto. Ragazzi, intanto lì dove i mezzi tecnici arrivano fino a un certo punto. Siamo, è arrivato il nostro Vittorio. Ma purtroppo siamo in chiusura, come facciamo? Ultima cosa, Fusco. Io posso uscire tranquillamente, tanto non mi si sente bene. Solo un saluto gli facciamo fare. Ok, allora lo facciamo entrare, dai, rapidamente. Così, orecchie, Gli voglio chiedere, gli chiediamo dai, soltanto 3-4 cose. Dai, con Vittorio Tosso sempre qualcosa di buono ne esce. Vittorio Tosso, buongiorno e buon sabato. Buongiorno a voi, scusate il ritardo, ma non trovavo il telefono. Buongiorno Vittorio. Senta. Buongiorno, un saluto a tutti. Io non lo vedo ancora. Ah, lo vedo molto scuro. È scuro in volto. Vittorio. Eccoci. Ti abbiamo aspettato tanto e alla fine sei arrivato però. L'ho trovato, tra l'altro sono qui in un angolo perché ho messo il telefono sotto carica e tutta la mattina che non trovo il telefono, ci giocava la mia nipotina, l'ha portato via col passeggino. Vittorio, io voglio subito chiederti, purtroppo la prima domanda è anche un po' triste, anche perché riguarda Gigi Simoni, che tu hai avuto come allenatore a Napoli nella stagione
2003-2004 e purtroppo è scomparso ieri. Che ricordo hai del mister? Allora, per non cadere nella retorica, Gigi Simoni era semplicemente un livello superiore a tanti tanti esseri umani che ho conosciuto in 27-28 anni di calcio. Se ti dico superiore, vuol dire sotto tutti i punti di vista, punto. E non è retorica. Cioè, Gigi Simoni, non ti sto dicendo che era una brava persona, non ti sto dicendo che era un bravo allenatore, non ti sto dicendo che era una persona per bene. Era semplicemente migliore di tutti gli altri, punto. E invece per quanto riguarda, Vittorio, un tuo passaggio a Salerno, il tuo doppio passaggio, la promozione nel 93 e poi quella storica nel 98 in Serie A. Qui apri il cuore, stai spaccando il cuore in mille pezzi. Qua bisognerebbe stare qui fino a domani sera. Salerno per me è stata una tappa importante. Voi forse siete ancora, diciamo, giovani, no? Nel senso, la tecnologia ci permette di rimanere al passo, però. Bene, però io rischio di essere ripetitivo. Io tutte le volte che ritorno a Salerno e ne ho bisogno, devo venire perché lì ci ho lasciato il cuore. Quindi non si può vivere senza cuore in Toscana, ma penso in nessuna parte del mondo. Quindi io sono costretto a venire a Salerno perché devo venire a riprendermi il cuore, che l'ho lasciato ancora lì. Non ho problemi a dirlo, non mi voglio creare inimicizie perché io ho molto rispetto per tutte le città dove ho giocato, ho rispetto per tutte le maglie che ho indossato, e tanto è vero che oggi realmente io lavoro nel mondo del calcio per conto mio, quindi non sono dipendente da nessuna società, da nessuno. E se dico che Salerno è la mia città del cuore, e la Salernitana è la mia squadra del cuore, non ho in assoluta tranquillità e non ho motivo di arroffiamarmi con nessuno perché non è nel mio stile. E non vivo a Salerno e, diciamo, non lo faccio per una questione di nessun ritorno, assolutamente. Ascolto semplicemente il mio cuore. Il mio cuore, tutte le volte che apro il libro dei ricordi, esce fuori sempre Salerno, perché stimo questa città per tutto quello che è stato fatto negli anni a livello calcistico. Ma Salerno, perché io ho giocato nel Genoa, nel Napoli, nella Sampdoria, nell'Empoli, ho giocato in tantissime città, ho vinto tantissimi campionati e ho raggiunto risultati anche più importanti di quelli raggiunti a Salerno. Ma Salerno nei miei confronti è rimasta ancora riconoscente, e io la amo perché nelle generazioni a venire ancora si parla delle grandi cose che abbiamo fatto noi di quel tempo lì. Quindi per me Salerno è unica, perché veramente si tramanda di padre in figlio tutto quello che di buono è stato fatto nel calcio. E questa mentalità, questa passione, secondo me Salerno non è seconda a nessuno in Italia. Perfetto. A proposito di secondi, noi abbiamo avuto il piacere di intervistarti anche 5 mesi fa tramite Radio Castelluccio, ovviamente Salerno Sport 24, proprio in occasione del calciomercato. Secondo te come si è mossa la Salernitana e come vedi questi spostamenti dalla Lazio alla Salernitana e viceversa? Sono via, mi sentite sempre? Sì. Ecco. Il calcio oggi bisogna fare molto molta attenzione, non è lo stesso calcio degli anni 2000, degli anni 90, degli anni 80 e viceversa. Oggi bisogna far saper quadrare i conti. Sotto questo punto di vista Lotito è un bel furbacchione, la gestione Lotito la si conosce, è un volpone del calcio. Quindi sotto questo punto di vista io la gestione della Salernitana e le convenienze nella gestione amministrativa per trarne benefici, io la condivido. Quindi per una parte di gestione
Io la forbizia, la scaltrezza di Lotito mi piace. Sotto il punto di vista passionale del dare prima di ricevere, del voler raggiungere degli obiettivi importanti adeguati alla piazza di Salerno, su questo non sono totalmente d'accordo. Quindi i passaggi e gli scambi che vengono fatti per convenienza di tesseramento, di bilancio, e dove si può usufruire di una società migliore, più forte come la Lazio, va benissimo, va bene questi passaggi, purché la Salernità non ne tragga benefici in termini di risultati. Quindi quando si parla in termini di risultati, la Salernitana deve ambire a tornare in Serie A. Punto. Questo perché la piazza lo richiede. E Vittorio, a proposito di Serie A, l'attuale mister Ventura, molti tifosi appunto si auspicano da lui il passaggio e la promozione in Serie A. Tu hai avuto modo di lavorare con lui nel 99-2000 a Genova, Sponda Samp. Come lo ricordi? Come lo consideri? E se puoi farci anche un piccolo parallelismo con Colombo e Rossi che hai avuto invece a Salerno. Allora, sono due allenatori completamente diversi, proprio sono agli opposti. Delio Rossi era giovane e Ventura è esperto quando allenava la Salernitana. In comune hanno una componente importante che è la voglia di rivalsa. Delio Rossi voleva diventare grande e Ventura vuole ritornare grande. Sono due componenti importanti. A me l'ambizione che ha Ventura praticamente di riprendersi tutto quello che di buono ha fatto nel calcio, perdendolo con la delusione scottante della gestione della nazionale, lo sta facendo in una piazza che comunque lo può riportare in alto, però lui può fare tutto questo solo se riesce ad ottenere un unico obiettivo: portare la città di Salerno in Serie A. Cioè, se vuole davvero Ventura ritornare grande e farlo vedere a tutta l'Italia, deve portare Salerno in Serie A, perché se fa questo Salerno gliene sarà grato per tutta la vita. Perfetto. Vittorio, un paio di sabati fa abbiamo avuto ospite, ti faccio un nome a caso, un certo Alessandro Del Grosso, non so se lo conosci. Certo. Abbiamo avuto ospite Del Grosso e sottolineava appunto la parola rispetto e valore, ovviamente legate a Salerno e alla maglia. Tu che sei un uomo fondamentalmente che dice le cose come stanno e soprattutto anche per questo sei apprezzato, l'hai fatto anche su un post, con un post su Facebook in cui sottolineavi questo, come pensi che i giovani calciatori granata, anche chi viene in prestito, insomma, possa legarsi o non legarsi alla maglia granata? Mi collego a quello spiacevole episodio che abbiamo visto ai danni di Allobi. Allora, gli episodi che ha vissuto Yallob sono episodi spiacevoli, ma fino a un certo punto, nel senso che vanno valutati bene. Vi faccio presente che tutti quanti noi, che comunque nel nostro piccolo abbiamo fatto la storia della Salernitana, tutti quanti noi abbiamo vissuto momenti difficili, non è stato tutto bello, ce lo siamo dovuti conquistare. La passione del tifoso della Salernitana è conosciuta a tutti. È ovvio che se si fanno determinate cose ne paghi comunque sempre le conseguenze, perché sei sempre sotto l'occhio del ciclone, perché a Salerno si vive solo di calcio. Quindi bisogna sapere che se tu commetti qualsiasi gesto, se è negativo ti si ritorce contro, e naturalmente abbassa il livello anche dei tuoi risultati. Se tu fai qualcosa di positivo, a Salerno viene apprezzato e ti innalza ancora di più quella che è la tua forza, quello che è il raggiungimento degli obiettivi, te lo avvicina. Detto questo, se vuoi diventare grande a Salerno, devi fare cose grandi, punto. È inutile che ci prendiamo in giro. Salerno ti rende sempre onore, te ne dà riconoscenza se fai le cose fatte per bene.
E devi essere forte caratterialmente, perché devi saper accettare i fischi, come l'abbiamo avuti anche noi. Devi sapere che giustamente quando perdi in casa alla Rechi devi uscire con la testa bassa, ma devi sputare sangue sempre, devi andare oltre l'ostacolo. Prima di perdere devi veramente dare tutto quello che un calciatore può dare. Solo così, con questa mentalità, si possono raggiungere determinati risultati. Noi avevamo questa mentalità perché la città lo richiedeva, ci trascinavano, quindi non si, era difficile che si commettevano degli errori sotto questo punto di vista, perché avevamo voglia di diventare, avevamo fame, quindi sapevamo che se avessimo fatto grande la Salernitana, Salerno avrebbe fatto grande noi. Quindi era come dice, un percorso simile per entrambi. Quindi noi calciatori volevamo diventare grandi e Salerno voleva diventare grande. Quindi erano due ambizioni che si sposavano perfettamente. Ed invece, Vittorio, per quanto riguarda attualmente l'eventuale ripresa dei campionati, si è vociferato anche di una B a 40 con due gironi da 20 per il prossimo anno. Secondo te, quale invece potrà essere l'ipotesi più plausibile? Ripresa verso fine giugno e conclusione ad agosto, oppure si andrà avanti con dei playoff conclusivi? Allora, la situazione è molto ingarbugliata, è difficile oggi preventivare qualcosa, è difficile indovinarci. Quindi io, secondo me, la mia modesta opinione, è ovvio che sappiamo tutti che le opinioni non corrispondono a verità, però se dovessi, ecco, decidere io, avessi la bacchetta magica, io andrei per l'anno solare. Quindi posticiperei tutto, non rimetterei assolutamente il rischio intanto la salute di nessuno, poi non condivido il calcio a porte chiuse, quindi sposterei tutto in avanti. La ripresa della stagione la farei a settembre, concluderei la stagione entro l'anno solare e poi con il 1º gennaio farei partire la stagione 2021. Questo, se dovessi decidere io, opterei per questa soluzione. Perfetto. Perfetto, grazie. Vittorio, noi ti ringraziamo per il tempo, seppur breve, che siamo stati in compagnia. Ti scocceremo più avanti, se, nelle prossime settimane ti scocceremo. Guarda, come dico a tutti, lo dico anche a voi. Quando mi chiamano da Salerno, sono sempre a disposizione, non ci sono assolutamente problemi. Colgo l'occasione, naturalmente, per salutare, lasciatemelo dire gentilmente, gli amici di Salerno, tutti. Colgo l'occasione per salutare sempre Don Antonio Guariglia, che è il presidente del mio club, tutti, insomma, i soci e gli iscritti al club, perché fa sempre piacere dopo 20 anni avere ancora un club intestato. Ma la cosa più importante è sapere che ancora lì ho tantissimi amici di tutti i tipi, da chi non segue il calcio all'ultras più malato di Salernitana. Ho veramente un legame importante con la città di Salerno, che me lo sono conquistato non solo sul campo, devo essere sincero, le amicizie me le sono conquistate anche fuori dal campo, e dato che non ci si può sempre sentire, o magari il rapporto a volte non può essere sempre giornaliero, quando capita un'occasione come questa, colgo l'occasione per salutare tutta Salerno, così non dimentico nessuno. Un bacio. E noi ovviamente ti Grazie aspettiamo a mille. Salerno, quindi quando vieni ci incontriamo e chiacchieriamo un bel po'. Volentieri. A presto, ragazzi. Ciao, buona Alla giornata. prossima. Ciao. Ciao. Grazie a Vittorio Tosso per essere stato in nostra compagnia, ringrazio anche Luigi Lodato, noi continueremo a sentirci su Di Radio nulla. Castelluccio e ovviamente continuate a leggerci su Salerno Sport 24. Da Destinazione Rega è tutto, a lunedì con Destinazione Sport. Ciao! Scegli la musica e l'informazione responsabile. Scegli le radio responsabili.
Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel App, Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Scarica l'app Radio Player e scegli RCS75 Radio Castelluccio.